Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare di uno dei nuovi modelli di casa Rock Rider, ovvero la Race 740, che finalmente dopo la sua presentazione avvenuta fine dell'anno scorso al Rock d'Azur è diventata disponibile, e io ho avuto la fortuna di andarla a testare in anteprima e ora non vedo l'ora di andarvene a parlare. Rock Rider 740, nuovo modello e anche una nuova sigla che si aggiunge in catalogo, perché fino a poco fa avevamo la vecchia XC 900 e avevamo l'XC 500 che rimane attualmente in catalogo, bicicletta in alluminio, e mancava quella via di mezzo, e con la 740 si è riuscito a fare proprio questo. C'è una bicicletta in carbonio in questo caso, quindi dall'alluminio si passa al carbonio. La bicicletta non sarà comunque performante come la 900, che andremo a vedere poi in futuro. Andremo a fare un bel confronto tra queste due biciclette e abbiamo quindi un nuovo modello di bicicletta che ci aiuterà a entrare nel mondo del ciclismo e avere una bicicletta in carbonio con un prezzo molto competitivo. E detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio come è stata assemblata. Come vi ho detto prima, il telaio di questa bicicletta è in carbonio e pesa 1150 grammi. La prima cosa che pensate quando la vedete è: wow, che bella! Ha un colore vista dal vivo che è veramente stupendo. Il telaio è in colorazione azzurra. E l'altra cosa che spicca subito all'occhio quando la andiamo a vedere, oltre al telaio azzurro, sono i copertoni Vittoria Para, che si abbinano perfettamente con il colore del telaio. E queste due cose messe assieme fanno sì che abbiamo una bicicletta molto bella da vedere. Come ho appena detto, i copertoni montati in questo caso sono i Vittoria Barzo all'anteriore, Vittoria Mezcal al posteriore, una combinazione vincente perché è una delle combinazioni di copertoni più montate, e in questo caso abbiamo la colorazione Para, che è molto bella da vedere, ci sta molto bene su questa bicicletta rinforzata. In commercio non si trovano i Vittoria Para rinforzati, ma sono stati fatti appositamente per questo modello di bicicletta. La combinazione Vittoria Barzo all'anteriore, Vittoria Mezcal al posteriore è una combinazione che ci consente di andare in tutti i tipi di terreno, sia dall'asciutto che al bagnato. E proprio per questo si sono montati questi copertoni in questa bicicletta, perché quando si va poi a comprarla non abbiamo più il problema di andare a cambiare il copertone in base al tipo di terreno, proprio perché chi andrà a comprare questa bicicletta poi non ha la necessità di cambiarli in base al meteo. Se il meteo è sereno, se il terreno è secco, vado a mettere un copertone più liscio. Se invece il terreno è bagnato, le condizioni del meteo sono più piovose, vado a mettere un copertone più tassellato. Avendo questa combinazione di copertoni ho praticamente risolto il problema, perché sono molto polivalenti e quindi quando utilizzo questa bicicletta non ho problemi poi ad utilizzarla in tutte le condizioni meteo. I copertoni ovviamente sono tubeless ready, quindi ci basterà andare a prendere le valvole e il liquido per andare a convertirle in tubeless. Troviamo una forcella RockShox Raycon con il classico comando combo lock per andare a bloccare e a sbloccare la forcella. Troviamo un cambio SRAM GX con una cassetta posteriore SRAM NX 1150 e una guarnitura stilo anteriore da 3220. In questo telaio possiamo andare a mettere senza problemi una guarnitura fino a 3620. Se non sapete dove trovare le guarniture da andare a cambiare per questi modelli di biciclette, sapete che qui sotto in descrizione, oltre al link della bicicletta, trovate anche il link delle corone, ovvero la 34 e la 3620, che possono essere adatte per questo modello di bici ma anche per altre biciclette che montano una guarnitura e un cambio SRAM. Come il cambio anche i freni li troviamo SRAM, sono i classici SRAM Level T con un disco anteriore da 180 mm e il disco posteriore da 160 mm. Questa combinazione di dischi ci fa frenare praticamente ovunque, perché il disco da 180 mm all'anteriore
ci aiuta ad avere una frenata più potente e quindi anche nei pezzi guidati dove rischio un po' di più ho una frenata più potente e quindi sono più sicuro a scendere. I freni SRAM Level non spendo molte parole su questi perché penso già li conosciamo tutti e potrebbe essere un upgrade futuro andarli a cambiare, ma i possibili upgrade li andiamo a trattare poi verso fine video. Le ruote che sono state montate sono le Sunringle Duroc con un canale interno da 30 mm, ruote abbastanza pesanti ma comunque molto comode che ci consentono di andare dappertutto. Troviamo una sella Rock Rider uguale a quelle montate nelle altre biciclette Rock Rider XC, come è stato messo anche nelle biciclette è stato messo il nuovo font Rock Rider che secondo me è veramente molto bello, si è dato una rinfrescata al vecchio font e di conseguenza vedere queste selle risultano molto più belle. Questa bicicletta la possiamo trovare dalla taglia S fino alla taglia XL, quindi copre dal 1,50 m all'incirca fino a quasi i 2 metri dell'XL. Il telaio, essendo in carbonio, è garantito 5 anni e ha un peso totale questa bicicletta in taglia M di 11,6 kg. E ora al momento del lancio la troviamo ad un prezzo di 1.799 euro. Altra cosa da sottolineare è che abbiamo finalmente tutti i cavi all'interno del telaio, quindi non abbiamo più il cavo del freno a vista, non abbiamo il cavo del cambio a vista, entrano all'interno del telaio nella parte alta e escono nella parte bassa. Abbiamo solo il cavo del freno che si intravede nella parte finale. Abbiamo la predisposizione ovviamente per il reggisella telescopico da mettere all'interno del telaio. Il reggisella in questo caso ha un diametro di 31,8 che è la misura più utilizzata per tutti i reggisella telescopici e ovviamente è uno degli upgrade che vi consiglio di fare su questa bicicletta. Dopo li andiamo a vedere nello specifico. Come mi sono trovato e quali sensazioni ho avuto con questa bicicletta? Mi sono trovato veramente molto bene perché è una bicicletta che si guida molto facilmente, è molto divertente da guidare, ha il telaio che non è molto rigido, si può vedere soprattutto nel carro posteriore come è stato fatto, non è dritto come la vecchia XC900, come la nuova Race 900 che sono molto più rigide. Il telaio in sé è molto giocoso, difatti oltre a non essere molto rigido è molto maneggevole. Proprio per questo ve lo consiglio se siete alla ricerca della vostra prima mountain bike. Il telaio in sé è molto maneggevole e difatti mi sono divertito moltissimo a guidarla nei pezzi di discesa, nei pezzi dove bisognava guidare la bici. Ho avuto già delle bellissime sensazioni già dalle prime volte che la stavo guidando perché si guidava veramente molto bene. Nelle curve, nei pezzi tecnici non avevo problemi a guidarla, seppur era la prima volta o le prime volte comunque che macinavo qualche chilometro con questa bicicletta. E se la devo descrivere in poche parole, questa bicicletta è molto divertente e maneggevole. Un esempio che vi posso fare: in una discesa, in un pezzo guidato che faccio molto spesso dove vado a provare le biciclette, l'ho fatto molto forte proprio per vedere come andavo giù e sono sceso 5-10 secondi peggiore rispetto alla mia migliore discesa, che per essere una delle prime volte che utilizzavo questa bicicletta è veramente poco, considerando che l'ho utilizzata con le camere d'aria. Io sono abituato a utilizzare le biciclette con i tubeless e come sensazione nella guida cambia leggermente. E questo per farvi capire come si guida bene questa bicicletta. Ovviamente se non l'avete ancora vista, qui sotto in descrizione c'è il link per andarla a rivedere. Upgrade. Quali upgrade si possono fare su questa bicicletta e quali hanno più senso? Il primo che vi consiglio di fare è il reggisella telescopico. Devo dire che questa bicicletta con un reggisella telescopico ha molto senso perché ci aiuta a guidare ancora meglio la bicicletta, non abbiamo il fastidio della sella e penso che sia una delle prime cose che dovete andare ad acquistare. Possiamo andare a cambiare dei freni, possiamo andare a mettere dei freni più potenti. Essendo una bicicletta comunque abbastanza pesante, sono vari componenti che si possono cambiare, ovvero si possono cambiare le ruote, si possono mettere delle ruote più leggere, si può cambiare la guarnitura
dalla guarnitura che abbiamo in alluminio ne possiamo mettere una in carbonio e si guadagna un bel po' di peso. Si può andare a cambiare il manubrio, se ne va a mettere uno in carbonio rispetto a quello che abbiamo in alluminio, e guadagniamo che qua un bel po' di peso. La cosa che ha più senso mettere, come vi ho detto prima, è il reggisella telescopico e magari andare a cambiare i freni. Già così, pur avendo un peso abbastanza alto, abbiamo una bici che è molto performante. Se la volete ancora più performante, potete cambiare anche gli altri componenti che vi ho appena detto, per andare ad abbassare notevolmente il peso. A chi è consigliata? Come vi ho già anticipato prima, questa bicicletta secondo me può essere consigliata a un qualcuno che si avvicina al mondo della mountain bike, che vuole una bicicletta in carbonio ma non vuole allo stesso tempo spendere molti soldi, e me la sento anche di consigliarla anche a chi sta cercando una bicicletta in carbonio ma non vuole andare alla ricerca della performance, perché questa bicicletta può avere molto senso oltre a chi sta iniziando anche a chi non gli interessa la performance, che ti possono dare altri telai perché sono più rigidi, molto più cattivi, ma sta ricercando una buona bicicletta in carbonio per farsi delle uscite in tranquillità e soprattutto per divertirsi. E spero che questo video vi sia piaciuto. Qui sotto in descrizione trovate il link per andare ad acquistare la bicicletta e trovate il link al mio canale Telegram Ciclismo Sconti. E se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.